Amici di Cristiani Today, mi trovo al Teatro Golden di Roma. Questa è la terza serata della tournée di Giusy Versace. Lo spettacolo si intitola Con la testa e con il cuore si va ovunque. La regia è di Edoardo Silos Labbini. Uno spettacolo in cui Giusy racconta la sua storia, che è poi una vera testimonianza di vita. Sappiamo tutti che Giusy ha avuto un grave incidente stradale dove ha perso completamente le gambe e da lì inizia la nuova Giusy, una nuova rinascita, ecco, una nuova testimonianza di fede. Edoardo Silos Labbini, regista di questo splendido spettacolo, come protagonista Giusy Versace, con la testa e con il cuore si arriva ovunque. Questo spettacolo è arrivato veramente al cuore. Com'è nata la regia? Ma io ho conosciuto Giusy perché l'ho intervistata in una rassegna che curo al Teatro Manzoni di Milano, che si chiama Manzoni Cultura, e siamo diventati amici, perché lei è una donna straordinaria, è un esempio di vita, è una donna che ti tocca il cuore. Il caso ha voluto che anche abitassimo vicini, a Milano 3, pensate, e quindi lei mi ha detto: ma senti, ma perché non trasformiamo il mio libro in uno spettacolo? Io ho detto: è un'idea straordinaria, e è nato con queste serate che stiamo portando in giro per l'Italia, perché siamo in tournée, che sono un esempio per tutti, non soltanto per il mondo della disabilità. Io invito a portare i vostri figli a vedere questo spettacolo, perché Giusy Versace è un esempio di positività che in questo momento in Italia abbiamo bisogno. Tra l'altro sappiamo che anche tu il 24 ottobre ti esibirai, ci puoi dire qualcosa? Intanto, come si intitola lo spettacolo? Lo spettacolo si chiama Uno sbagliato, quindi è completamente... Lei è una giusta, invece il mio personaggio è uno sbagliato. È un quarantenne che ne combina di cotte e di crude, lascia a casa moglie, figlie, moglie incinta e due bambine, e fa un weekend di ubriacature da un locale a un altro, e esce l'immaturità di chi vuole scappare dalle proprie responsabilità. Che cosa c'è dietro spesso a uno che beve in un bancone del pub? C'è tutta un'umanità, c'è tutta una vita. Lui la tira fuori con molta ironia, lo spettacolo è molto divertente, però ti fa anche molto ragionare sulla condizione oggi di una generazione, e alla fine deciderà lo sbagliato di tornare a casa dalla moglie e dalle bambine. Non sei spietato come la sua opera Vivere, diciamolo. No. Faccio sempre personaggi un pochino cattivi. Però questo a teatro, anzi, trasformeremo quel Golden in un locale, il Golden Caffè. Ci saranno due cantanti, barman, e il pubblico potrà sedersi e bere come in un locale. E poi improvvisamente entrerà lo sbagliato. Bellissimo, allora amici di Cristiani Today vi invitiamo al Teatro Golden, magari così tra un drink e l'altro vediamo Edoardo Silos Labbini. Grazie. Ciao, grazie a voi, ciao.